attimi, ma soprattutto direi anni di tensione. Finalmente qualche cosa di buono, qualche notizia soddisfacente e rassicurante, avvocato Colucci. Beh sì, sotto questo profilo senz'altro. La legge approvata l'altro ieri dalla Regione dà possibilità concrete di sopravvivenza dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, con l'assorbimento delle spese di gestione del tribunale praticamente si elimina il presupposto sulla scorta del quale furono a suo tempo nel 2011 e 2012 emanate le leggi di soppressione dei tribunali che erano ispirate al risparmio di spesa. E quindi adesso la spesa lo Stato non ce l'avrà più secondo questa legge della Regione Abruzzo, quindi dovrebbe sortire effetti positivi. Ancora di più, certo, non è risolto il problema, sia chiaro, il problema va affrontato in sede parlamentare, in aula parlamentare a Roma, e non sarà facile, però se dovessero unirsi altre regioni come la Puglia, la Sicilia, la Liguria, che hanno già espresso questa volontà anche di riaprire qualche tribunale importante che è stato chiuso, beh, insomma, la cosa sarebbe più semplice, sarebbe più facile riottenere da parte dello Stato una revoca di quella legge che ci ha soppressa a suo tempo. La cosa importante è che la Regione Abruzzo ha assunto una decisione all'unanimità. Questo è da sottolineare. Noi abbiamo sempre detto che questi sono risultati che si raggiungono solo con l'unione di tutte le forze, voi politiche, voi quelle della categoria professionali. Infatti dobbiamo ringraziare innanzitutto i consiglieri regionali tutti, ma in particolare quelli marsicani, perché ricordiamo che l'iniziativa è partita da Avezzano, però è stata fatta sicuramente propria dai consiglieri regionali non marsicani, dai colleghi di Sulmona, di Lanciano, di Vasto, insomma, che hanno tutti quanti fatto propria questa iniziativa, perché è un'iniziativa buona, diciamo. Mi sembra superfluo sottolineare l'importanza di avere queste strutture di presidio del territorio. Beh, per quanto riguarda la Marsica, il Tribunale è un baluardo, non fosse altro, di contrasto alla criminalità organizzata. Il fucino è già pervaso da situazioni di questo tipo. Figuriamoci se dovessimo togliere il tribunale e la procura e la polizia giudiziaria. La sicurezza del territorio sarebbe sicuramente in crisi, verrebbe meno, e la cosa non può non far piacere a nessuno, è chiaro. Quindi il tribunale deve rimanere, non fosse altro per questo motivo, al di là del fatto... Ma la notizia è stata così, come si dice, un fulmine a ciel sereno, cioè ve l'aspettavate o sapevate che c'erano delle manovre? No, sapevamo da diverso tempo che la Regione Abruzzo voleva far propria questa legge ed questa iniziativa ed emanare questa legge, lo sapevamo da diverso tempo, e piano piano. Già accennato ai futuri passi che devono essere compiuti, in particolare? I passi che devono essere compiuti adesso sono di convinzione, di convincere quindi i parlamentari ad avvicinarsi a sposare questa legge regionale. Certo, dipenderà poco da noi poveri mortali, tra virgolette, molto dipenderà dai politici non solo regionali ma soprattutto quelli statali. Vedremo un po' come andrà a finire, speriamo bene naturalmente, faremo in modo che la cosa venga approvata, insomma. In questo contesto è importante anche, ecco, il coinvolgimento delle forze politiche, mi sembra che in questo senso qualcosa si può fare. Certo, ma come dicevo prima, questi sono risultati dovuti solo all'unione di tutte le forze, vuoi delle categorie professionali, ma soprattutto della politica. I politici tutti, di qualunque colore, debbono unirsi per raggiungere questo risultato. Se c'è qualcuno che si mette di traverso, non va bene sta cosa. Quindi, diciamo, insomma, possiamo guardare con fiducia alla salvaguardia dei tribunali minori, diciamo, a noi interessa Avezzano. Noi che siamo
gli antesignani di questa iniziativa. Sì, sono stati proprio quelli che avete cercato di portare avanti. Certo che ci teniamo che questa cosa vada a buon fine, ma deve andare a buon fine anche per il motivo che dicevo prima, cioè non è solo una questione di campanile, è una questione proprio di verità, di necessità del territorio di avere una struttura giudiziaria importante come quella appunto del Tribunale di Avezzano, parlando della Marsica. Penso che lo stesso discorso possa essere fatto per la Valle Peligna, per il Vastese, per il Lancianese, quindi penso che sia uguale per tutti il discorso. Speriamo bene. Speriamo bene, senz'altro. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico in Abruzzo abbiamo ritenuto opportuno sapere com'è la situazione ascoltando un po' il professor Piero Buzzelli, che è il dirigente scolastico dell'ITIS Maiorana di Avezzano e nonché dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Luca De Marsi. Quindi diciamo qua un po' il posto della situazione, perché sia per quanto riguarda i superiori che l'Istituto Comprensivo. Come ci si sta preparando? Beh, diciamo che il 24 in qualche modo si riaccenderà la luce della scuola abruzzese e dopo un lungo periodo di buio si intravede la luce. Questo ritorno a scuola dei ragazzi è una cosa veramente importante. La situazione, com'è la situazione? Diciamo che questo piccolo posticipo dell'attività didattica rispetto alle indicazioni nazionali del 14 di settembre ha consentito di eliminare diverse criticità, ma comunque alcune permangono perché tanti lavori, tante piccole cose ancora non sono state completate, nonostante il grosso impegno delle amministrazioni provinciali e di quelle comunali, perché dalla provincia dipendono le strutture delle scuole medie superiori e dai comuni dove in qualche modo sovrintendono alle strutture delle scuole, chiamiamole ancora così, scuole medie. Per quanto riguarda la strutturazione dei locali, cioè sono sufficienti, non sono sufficienti, come pensate di poter affrontare questa emergenza? Sì, diciamo che i locali, parlando nella media, sono sufficienti. Solo in qualche caso si è dovuto ricorrere allo sdoppiamento delle classi o ad altre formule particolari con ingresso posticipato, ma mediamente la situazione per la regione, in modo particolare per la Marsica, è abbastanza tranquilla. Sì, qualche scuola avrà delle sedi staccate, però comunque il 24 gli alunni dovrebbero essere in qualche modo tutti in classe. Altra nota dolente a livello nazionale: mancanza di organici. Sì, la mancanza di organici. Sì, forse il ministro ha assicurato che per il 24 la situazione dei docenti che devono arrivare a scuola sarà completamente sistemata. Diciamo che io me lo auguro, anche se al momento il lavoro all'ACRE che si sta facendo negli uffici scolastici regionali consentirà sicuramente di fare il meglio. In questi giorni l'ufficio scolastico territoriale sta provvedendo alla nomina dei docenti di sostegno di quasi tutti gli ordini di scuola e poi provvederà ad assumere, a convocare i docenti per le altre discipline. Quindi insomma diciamo che ci auguriamo che tutto avvenga nella migliore maniera possibile. Problemi, problematiche che coinvolgono tutte le scuole. Per quanto riguarda l'ingresso dei ragazzi, come pensa si possa risolvere il problema, anche perché poi igienizzazione e tutto il resto? Beh, noi come tutte le altre scuole, può essere dei colleghi, ci siamo organizzati tutti al meglio possibile, seguendo naturalmente le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico e quindi ci siamo organizzati con degli ingressi scaglionati oppure con degli ingressi che avvengono in maniera differenziata nelle scuole, con dei percorsi studiati dove alcune classi afferiranno in alcuni ingressi, usciranno in altri, quindi i collaboratori scolastici che sono stati potenziati provvederanno all'igienizzazione, alla pulizia delle aule periodicamente durante la giornata e prima e durante e dopo le lezioni.
Quindi diciamo in questo contesto non solo i docenti ma il personale non docente deve assolgere un ruolo importante proprio per quanto riguarda questo aspetto dell'igiene. Sì, il personale non docente è stato formato già da quando c'è stato l'esame di Stato sui comportamenti che si devono tenere in questo periodo, e ritengo che in questo momento la scuola veramente sia uno dei posti più sicuri per quanto riguarda la problematica Covid. Sono state messe in atto veramente delle procedure molto molto attente e siamo sicuri che veramente si farà bene. Voi vi rapportate con l'ufficio scolastico regionale? Sì, ci rapportiamo con l'ufficio scolastico regionale, sempre disponibile, ha organizzato tantissime attività per rendere edotti tutti quanti, tutto il personale sulle procedure, e stanno lavorando alacremente, stanno facendo bene. Il ruolo della provincia, che poi è l'ente che deve sostenervi, insomma, va un po' nel buio, nel senso che dovrebbe essere soppresso, non sono soppresso, rispondono alle esigenze? Loro stanno facendo il possibile, però questo vulnus che si è creato, province sì, province no, province eliminate, province in qualche modo riutilizzate, certamente ha il suo peso. Comunque hanno ricevuto dei fondi che stanno utilizzando e impegnando sul territorio, nelle scuole. Poi anche ogni singola scuola ha avuto dal Ministero dei fondi per piccoli lavori di manutenzione, per piccole ristrutturazioni, e molti istituti le hanno utilizzate. Un invito ai ragazzi per tranquillizzarli un po'. Ma sì, i ragazzi devono stare tranquilli, noi li aspettiamo a braccia aperte, sarà un anno particolare, però invito tutti a stare tranquilli, sarà una bella cosa rivedersi con i compagni degli anni precedenti, sarà una sfida, e una sfida che vinceremo sicuramente. I candidati della Lega sconfitti ad Avezzano e Chieti nelle elezioni di ballottaggio per l'elezione dei rispettivi sindaci. Questo il responso delle urne nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Ad Avezzano il candidato civico, ex sindaco del centro-sinistra Giovanni Di Pangrazio, ha avuto la meglio sul candidato del centro-destra, il leghista Tiziano Genovesi. Clamoroso e per certi versi imprevisto il ribaltone che c'è stato a Chieti, dove il candidato del centro-sinistra, il medico Diego Ferrara, ha recuperato lo svantaggio del primo turno ed ha battuto il candidato del centro-destra, il leghista Fabrizio Di Stefano, ex parlamentare e consigliere regionale. I due responsi ufficiali, almeno per quanto concerne i voti attribuiti ai quattro candidati, si avranno in tarda serata. Di Pangrazio comunque è andato oltre il 60%, mentre Chieti Ferrara ha prevalso con il 57% su Di Stefano. Crollo dell'affluenza ad Avezzano, dove si è registrata un 52,59%, mentre Chieti è stata del 51,64%. Che ad Avezzano non ci sarebbe stata partita, lo si è capito sin dalle primissime schede che hanno visto il vantaggio di Pangrazio, vantaggio che si è consolidato e poi attestato man mano che lo spoglio è andato avanti. Quando ancora non tutto era stato deciso, ma si prospettava la netta vittoria di Di Pangrazio, l'ex sindaco si è presentato nella sua sede elettorale di Corso della Libertà, accolto da ovazioni ed applauso. In questo contesto abbiamo raccolto le sue prime impressioni. Emozionato. Riprendi un attimo e poi sentiamo un po' lo stato d'animo, veramente. Beh, sono felice perché è stata una vittoria. Non trovi le parole, importanti. No, fatemi un attimo, sono arrivato adesso. Sono appena arrivato. Vabbè, comunque proprio lo stato d'animo è quello che è importante in questo momento. Sono felice per Avezzano, felice per tutto, ringrazio veramente tutti i ragazzi, ringrazio i candidati, ringrazio tutto e saluto tutti i candidati anche delle altre liste. Una vittoria che non è stata mai in dubbio dalle prime schede. No, dobbiamo far vincere Avezzano e ci siamo riusciti. Avezzano. Sono estremamente emozionato e non ce la faccio a parlare, veramente è una vittoria di tutta la squadra, di tutta la città, una vittoria di tutti i ragazzi, una vittoria
praticamente che ancora sto provato perché no, ho provato, è stata una campagna elettorale veramente affascinante, anche corretta, e devo salutare tutti i candidati sindaci, il mio avversario. Avezzano deve tornare ad essere la città che merita di essere, capoluogo della Marsica, e una città importante per tutto l'Abruzzo. Dobbiamo praticamente essere tutti uniti e affrontare questo periodo che adesso ci aspetta, che sarà un periodo sanitario difficile e anche economico difficile. Io ci sono, e ci sono per tutti gli avezzanesi e per tutti. C'è un grandissimo entusiasmo, anche perché lei, sostenuto da 8 liste civiche, si è schierato contro i partiti tradizionali del centrodestra, riuscendo ad ottenere questo risultato prestigioso. Ricordiamo, è sul 60% contro il 40% del suo avversario, Genovesi. Io mi sono schierato non contro nessuno, mi sono schierato solo ed esclusivamente per la città, perché volevo che dalla città ripartisse il senso della politica e anche dei partiti, perché Avezzano merita delle figure importanti nella politica e di tanti uomini e donne che vogliono fare politica, ma la vogliono fare da Avezzano, con Avezzano, e soprattutto non essere subordinati a nessun altro territorio, perché Avezzano siamo, con la Marsica, 133.000 abitanti, meritiamo una rappresentanza, meritiamo rispetto, e quel rispetto oggi voglio ridare a tutta la città e a tutti i cittadini. Ti ringrazio, un'ultima e poi la lasciamo ai festeggiamenti. Dopo anni commissariamento, da dove si deve ripartire, cosa fare per la sua città? Ma ci sono tante cose da fare. Io ho detto, la prima cosa che farò, andrò a visitare le scuole, perché oggi c'è un problema veramente importante sul Covid, quindi quella è la prima cosa che dobbiamo fare, che farò. Ma si deve ripartire, come ho detto prima, ricostruire la classe politica di Avezzano e dei partiti che veramente, come ho detto, hanno bisogno di avere Avezzano come punto di riferimento di tutti i sindaci della Marsica, e ripartirà la Marsica più forte di prima. Subito dopo, accompagnato da tantissimi sostenitori, si è recato in comune, attraversando a piedi il centro cittadino. Giunto all'esterno del palazzo comunale, ha incontrato lo sfidante Tiziano Genovesi, che si è congratulato con il suo avversario. Abbiamo approfittato dell'occasione per ascoltare il candidato Tiziano Genovesi. Allora Genovesi, lo stato d'animo dopo pochi minuti dallo spoglio? Ma lo stato è un po' di amarezza perché era una battaglia, sapevamo che dovevamo fare una battaglia, l'abbiamo persa, l'amarezza c'è, ma no, non mi posso recriminare nulla, ho fatto il possibile e anche l'impossibile, quindi faccio gli onori a Gianni Di Pangrazio, gli faccio i miei migliori auguri, e da domani si parte con la nuova fase politica. C'è comunque un po' di rammarico per quello che poteva essere e non è stato? Mi riferisco alle alleanze. Ma no, io con i mai e con i se, l'ho già detto altre volte, non si vincono le battaglie. Chiaramente domani mattina a mente serena dobbiamo fare un'analisi del voto, dobbiamo fare un'analisi di quella che è la situazione politica all'interno del comune, e bisogna ripartire e vedere che cosa non ha funzionato, come non ha funzionato, e iniziare a lavorare per costruire un nuovo domani. Che opposizione sarà la vostra? Ma la nostra sarà un'opposizione leale, corretta. Ma noi siamo per Avezzano e per gli avezzanesi, quindi chiunque voglia fare il bene degli avezzanesi noi trova un'opposizione corretta, chiunque voglia fare giochi e giochini di palazzo con noi troverà un muro invalicabile. Ci saranno le condizioni per riprendere un discorso interrotto con gli ex alleati? Ma chiaramente domani dobbiamo ripartire e vedere se Forza Italia vuole ricostruire insieme a noi un tessuto politico cittadino, e chiaramente non si ferma qui, l'attività politica deve andare avanti, non ci si può fermare nel momento in cui c'è una battuta di arresto, se ne prende atto, si attuano i correttivi e si va avanti. Una responsabile presa di coscienza di quello che è successo, e quindi con uno sguardo al futuro in ottica per guardare alla città? Ma a 40 anni ho invocato il cambio generazionale, non posso ragionare come ragionerebbero nella vecchia politica. Chiaramente la prospettiva di domani è rosea, il risultato è stato un ottimo risultato, perché Tiziano Genovesi ha fatto un ottimo risultato, la coalizione ha lavorato, domani mattina si inizia a fare opposizione e si inizia a ricostruire la politica cittadina. Grazie. Grazie a voi.
La giornata è importante perché il parco ha una esigenza, quella di stabilire rete con tutti i soggetti istituzionali che operano nel territorio, e la Regione da questo punto di vista è soggetto istituzionale di rilievo. Secondo, il parco ha esigenza di guardare allo sviluppo sostenibile in tutte le sue componenti, che sono quelle certamente della conservazione del patrimonio naturale esistente, ma anche di garantire lo sviluppo sostenibile dal punto di vista economico e sociale. Potrebbe dirmi che ci azzecca con le cose di cui discutete oggi? Beh, ci azzecca perché in realtà il parco ha anche un'esigenza di essere accettato. Essere accettato non vuol dire dire di sì a tutto, vuol dire spiegare quello su cui si può dire di sì, trovare delle soluzioni e venire incontro alle esigenze delle popolazioni, degli operatori, della cittadinanza quando queste in alcuni campi le esprime. Noi con questa intesa che oggi sottoscriviamo siamo esattamente in questo percorso perché? Perché come dire, ci siamo resi disponibili appunto nel quadro di leale collaborazione istituzionale con la Regione nel accelerare delle procedure, nell'agevolare delle procedure, nel rendere più facili delle procedure che quindi come dire, possono concorrere a migliorare il senso di accettazione verso il parco. Non c'è nessun abbassamento di guardia, tanto è chiarissima la posizione mia personale, ma la posizione istituzionale, ma c'è la necessità appunto di cooperare sulle cose che possono rendere più vicino il parco alla gente. Vicepresidente Imprudente, oggi firma di questo importante accordo con il parco, un accordo fortemente voluto. Che cosa cambia per agricoltori e allevatori da questo momento? Ma sostanzialmente questo è un accordo che sottoscriviamo tra Regione Abruzzo e il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, un accordo per la gestione di quelli che sono diciamo, i danni che vengono generati dalla presenza dell'orso, che è un simbolo della Regione Abruzzo, un simbolo del parco, insomma un valore universale. È una convenzione che stabilisce, diciamo così, dà in mano al Parco Nazionale d'Abruzzo di verificare anche al di fuori dei propri confini su 16 comuni dove si verificano la presenza dell'orso anche occasionale e quindi uniformare quello che è l'atteggiamento, il comportamento, la metodologia che ha il parco anche a questi altri comuni. Noi mettiamo a disposizione i soldi e il parco con la propria struttura fa la verifica e paga per conto della regione. Cioè proprio per rendere uniforme quello che è l'atteggiamento sui territori, il comportamento univoco e anche cercare di iniziare ad avere una relazione più stretta e sinergica tra gli enti e anche e soprattutto nei confronti dei cittadini che devono sentire la vicinanza delle istituzioni lì dove ci sono una serie di piccoli grandi problemi che la presenza dell'orso ovviamente può generare. È una forma per avvicinarci tutti quanti, ecco. Quindi credo che sia un elemento importante. Siamo qui a Cilentino a fare questa conferenza stampa perché è uno di quei comuni dove ogni tanto l'orso si è affacciato, anche se non è all'interno del parco. Quindi è proprio un messaggio per dire il parco, la regione, ci siamo, vogliamo integrarci tutti quanti in questa grande comunità che è la comunità abruzzese. Ecco, le incursioni dell'orso sono sempre più frequenti, i danni delle colture e del patrimonio zootecnico, quindi in questo modo c'è una maggiore vicinanza e soprattutto delle procedure che si renderanno più snelle. Sono due elementi diversi, perché uno, la convenzione di oggi è legata più che altro al sistema non degli IAP, perché la legge degli imprenditori agricoli, perché la legge non lo prevede questo. Noi andiamo più che altro sul sistema, diciamo così, lo definirei hobbistico, comunque di non attività prevalente, perché questa è l'attività che la legge stabilisce. Sull'altro invece, che sono le attività proprio attività agricole imprenditoriali vere e proprie, la procedura è diversa e paga direttamente la regione. La differenza qual è rispetto agli anni passati? Che ci sono, a differenza come dicevo, degli anni passati, un capitolo specifico per i danni, diciamo così, generati da fauna protetta in generale, dove abbiamo a disposizione circa 80.000 euro. Vediamo come funziona quest'anno, è chiaro che siamo partiti con un approccio diverso, cioè lì dove
siamo riusciti a collaborare, quindi una nuova apertura verso i cittadini utilizzando, fammi passare il presidente, il termine, il parco, e l'altra con dei fondi che sono a disposizione in un sistema che è oggettivamente complesso nel tenere insieme un equilibrio tra imprenditori agricoli, cittadini, il parco, la conservazione, la regione, quindi è un lavoro culturale e anche di metodo dove ognuno deve fare la propria parte. Da ieri mattina si possono fare le domande perché abbiamo fatto una misura specifica, misura Covid del PSR, la misura Covid di 9 milioni e mezzo di euro che è a disposizione di tutta una serie di attività e di specifiche agricole che possono rientrarci all'interno di queste categorie, ed è, deve essere accertato una perdita di fatturato nei mesi di aprile e maggio 2020. Quindi questo è un innesco, si rientra all'interno di un percorso dove abbiamo scelto di tenere dentro un po' tutte quelle che sono state le, diciamo così, le attività che hanno subito un danno e una difficoltà con quella che è la pandemia. Il bando sarà aperto fino al 26 di ottobre e quindi cercheremo di mettere in tempi rapidi a disposizione delle attività agricole abruzzesi altra liquidità che sarà fondamentale per poter affrontare queste criticità, insieme poi altri bandi che sono bandi di investimento di carattere generale che sono già in campo come Dipartimento Agricoltura, e altri che sono misure specifiche che come Regione Abruzzo abbiamo fatto aperte a tutte le attività e ci rientrano anche attività agricole. Un grande sforzo della struttura tecnica della regione, del Dipartimento delle Infrastrutture, che ha portato a dei risultati tangibili. In genere si interviene in Italia per le emergenze, qui ci sono i presupposti invece per un discorso unitario che riguarda tutta la costa, quindi per intervenire in maniera sistematica. Sì, dobbiamo ringraziare anche l'Università dell'Aquila che ha condotto lo studio, il progetto Ancora, che è l'acronimo di questo studio, che ci consente oggi di avere questo strumento di pianificazione e di intervento. Allora possiamo andare con il sottosegretario alle infrastrutture De Annunzis, una conferenza stampa con i sindaci, in coinvolgimento dei sindaci della costa che già conoscevano questo piano di difesa. Ma era importante, ecco, ribadire che oggi non si agisce più solo sulle emergenze, ma insomma, se si lavora in sinergia si possono raggiungere risultati. E adesso voi, tra un mese, con la scadenza, diciamo così, del termine per le osservazioni, potrete già passare, diciamo, all'incasso con una legge importante che sarà approvata in Consiglio regionale. Una giornata importante, come si diceva, perché ci permette di presentare ai sindaci, ai portatori di interesse, il piano di difesa della costa. Ma la cosa che più mi ha rallegrato è stata quella della condivisione unanime da parte sia dei sindaci che degli operatori, anche superando le barriere politiche. Il nostro piano è stato apprezzato, è stato capito il significato di un piano che per la prima volta dà una linea di sviluppo, di indirizzo, ha un grosso problema che forse in passato è stato un po' trascurato. Abbiamo davanti a noi ancora un mese di lavoro, appunto, con le osservazioni, e poi potremo portare il piano in consiglio per la sua definitiva approvazione. Nel frattempo questi interventi sono stati già inviati al governo, al Ministero dell'Ambiente, per fare in modo che possano essere finanziati nei prossimi provvedimenti da parte del governo. Un piano, grazie Ingegner Primavera, uno sforzo importante, dicevamo, con il presidente della struttura, la collaborazione dell'Università dell'Aquila. Ecco, andiamo più nel tecnico, ecco, perché questo piano è importante, in cosa si differenzia diciamo, dagli studi e ai lavori effettuati nel passato? Dunque, il precedente piano, il piano di gestione della costa, risale al 2002 e aveva una visione di 10 anni. Questo nuovo piano, che noi adesso abbiamo adottato il 31 di agosto, ha invece una visione ventennale, quindi, diciamo, questa è la prima differenza, la prima novità. Altro elemento che differenzia il nuovo rispetto al vecchio è il maggior approfondimento di tutta la questione inerente alla gestione dei sedimenti. Cioè, c'è tutta la questione
del deposito e del prelievo dei sedimenti, che finora, come tutti sanno, era sempre un problema a livello regionale. Adesso noi abbiamo definito, in relazione alle aree da, diciamo, oggetto di prelievo, abbiamo definito tre aree e una mega area idonea, adesso in fase di caratterizzazione, per lo sversamento. Stiamo parlando di uno sversamento di un'area che può ospitare all'incirca 2 milioni e mezzo di metri cubi di materiale, e questo permetterà anche poi di effettuare tutta l'attività manutentiva di dragaggio dei porti, che fino ad oggi era difficoltosa proprio perché non sapevamo dove andare a portare il materiale.